Allora, abbiamo i Pooh messi da Giacchio. Se non resisto manco su questa, penso che ci possiamo andare a buttare in un fosso. Perché spammatevi un Mariottide eventualmente. Lo so, e purtroppo non potevo fare diversamente. Che avevo bisogno di sapere già in anticipo quali erano le canzoni, quindi ho dovuto fare per forza così. Comunque, se rifarò questo esperimento, sicuramente ci sarà la possibilità di farlo. Anche se non sarà mai la stessa cosa, perché ovviamente vi farei dei conti. Io puntavo sul fatto che voi non sapeste questa cosa. Se no mi mettete delle canzoni impossibili, perché già so che siete dei cattivi. Comunque i Pooh non sono tanto docili, eh. Guardate che botte che sto prendendo. Che poi ovviamente c'è anche il livello di difficoltà che incide, eh. Io ho messo normale perché... Madonna. Adesso capite perché Giacchio non deve mai più mettere i Pooh. Se avevate qualche dubbio. Madonna. Povera Melody, un giorno mi perdonerai. Ma non perdonare Giacchio. Paolo Pinta piace questa canzone. Sì, ma a Melody non piace, non so se vi state accorgendo. Mi viene quasi da ridere. Chi avrebbe detto che i Pooh potessero essere così movimentati? Sì, la ragazza del gioco si chiama Melody. E guardate i suoi capelli che cambiano colore al ritmo dei... No. Sì, se riusciste a vederla e non stesse cadendo in tutti i fossi del gioco. È veramente una tortura, eh. Non lo dice per scherzo. Detto Giacchio riesce a fare danni anche quando non c'è. Ma lo sapevo che avreste trollato però. Infatti per quello ho voluto fare questa cosa alla cieca, perché così non sapevate che fine avrebbero fatto le vostre canzoni, eh? Altrimenti avreste messo una playlist impossibile. Ma guardate che anche così non sarà certamente una passeggiata, eh. Ok, ragazzi, traccia